Buongiorno genitori, oggi vi voglio parlare dell'importanza dei libri. Proporre ai bambini la visione di un libro ha un grande valore sin dalla primissima età. I libri sono strumenti ricchi di stimoli, che possono aiutare il bambino nel suo sviluppo sensoriale, ma anche visivo e cognitivo. Per non parlare poi dell'aiuto che danno nelle relazioni, perché grazie ad esso si può creare una relazione tra colui che legge, e il bambino. Il bambino svilupperà anche il tatto, sfogliandolo, la vista, la manualità, la coordinazione oculomanuale. A livello cognitivo svilupperà il linguaggio, aiuterà la concentrazione e ricordiamo che il piccolo riesce a rimanere attento, specialmente se il libro lo interessa. Io ho realizzato questo libro perché attraverso esso, ricco di opportunità, il bambino possa acquisire competenze logico-manuali e di associazione e possa mettere a prova le sue capacità, come quello di aprire una zip, affibbiare dei bottoni, acquisire concetti sopra sotto, dentro fuori, alto basso, eccetera, eccetera. Tutto questo è stato preparato nel rispetto della fascia d'età del bambino, cioè che va da 2 anni e mezzo in poi e sino a tre, magari più di 3 anni. E poi anche è stato realizzato in associazione al progetto del nido. Il bambino interagirà con il libro perché in esso vi sono anche dei giochi di associazione di colori e di forme. Va visto assieme al genitore, possibilmente il bambino lo sfoglierà e ogni pagina sarà una nuova scoperta. Questo libro io l'ho realizzato per dare un'idea ai genitori per come fare un libro per i propri figli. Praticamente ho utilizzato un vecchio dispenser per fogli, un vecchio raccoglitore. E ho usato materiali vari, anche di riciclo, mentre i fogli sono fatti di velcro e anche molte cose sono fatte con il velcro. Io in questo ho messo più idee e l'ho fatto volontariamente, per dare a voi genitori un'occasione di scegliere tanti altri argomenti. Infatti potete parlare del mare, potete fare un libro sul prato, sulla frutta, sugli alimenti, sui colori, oppure sulle abilità manuali come allacciare, stracciare, come ho fatto io. Infatti poi vedremo tutto quello che c'è dentro il libro. E ricordiamo poi che verso i 30 mesi il bambino comincia ad interessarsi alle storie. Spesso non solo, si identifica pure nei personaggi delle storie e ne vive pure lo stato emotivo. Quindi si può creare un libro da una storia anche inventata che abbia un fine morale o per imparare anche delle regole. Adesso sfogliamo il libro. Dopo aver ricoperto questa carpetta, ho fatto la copertina che richiama i fiori che sono all'interno e questo è il primo gioco che troviamo. È un gioco dei colori. Qua c'è una tasca con delle steccoline che io ho colorato con gli acquerelli. Queste steccoline andranno messe nelle tasche con i propri colori. Il blu col blu, il rosso col rosso. Questo è un esercizio di motricità. Praticamente non solo farà imparare i colori al bambino, ma come dire, svilupperà la sua motricità fine. E il bambino si divertirà levando le steccoline dalle tasche e mettendola nell'altro lato. Rigiriamo la pagina. Qua abbiamo un concetto di grande e piccolo, un grande fiore, un piccolo fiore. Il bambino anche qua dovrà individuare qual è il fiore più piccolo e il fiore più grande. Questi sono concetti
progetti di grande e piccolo. Qua ho fatto una coccinella con una zip. Qua il bambino aprirà e chiuderà questa cerniera acquisendo abilità manuali. Dentro ci sono delle palline nere che il bambino potrà attaccare e staccare dalla coccinella, dal dorso della coccinella. Qua invece abbiamo le figure geometriche, abbiamo il cerchio, il triangolo e il quadrato. Nel foglio accanto ci sono disegnate le stesse figure, il bambino potrà staccare e attaccare dall'altro lato. Anche questo è un gioco di abilità, è un gioco anche che sviluppa la sensibilità oculomanuale. Così. Poi qua abbiamo il concetto di uno tanti, una farfalla, tante farfalle in mezzo all'erba, così come i fiori, un fiore, tanti fiori. Mentre passiamo al concetto di abilità, allacciare e slacciare. Qua c'è una scarpina dove c'è un laccio. Questo è un concetto un pochino difficile per un bambino, però attorno ai 2 anni e mezzo, 3 anni il bambino già comincia a poter allacciare e slacciare le scarpe, così come slacciare, abbottonare, sbottonare un bottoncino. Qua ho fatto una camicina attaccata solo alle spalle in modo tale che il bambino possa attaccare il bottone e staccarlo. Qua invece abbiamo il pantalone con la cinta, anche questa è un'abilità manuale che il bambino può divertendosi acquisire allacciando e slacciando una cinta. Poi abbiamo il mare, non possiamo scordarci del mare, perché il mare è agognato un po' da tutti e speriamo di poterci andare. Qua abbiamo un pesciolino che nuota, che va avanti e indietro, avanti e indietro. Questo pure è un concetto spaziale, un concetto di avanti e indietro. Anche qua la barchetta che naviga nelle onde va avanti. Poi abbiamo un pesciolino nella boccia. Come ho fatto il pesciolino nella boccia? Ho messo un foglio di quelli dove si mettono i fogli A4, ho fatto questo di un altro colore di cartoncino, un pesciolino messo in una steccolina, come vedete, attaccato nella steccolina che si mette dentro. Il pesciolino va avanti e indietro, su e giù. Anche questi sono concetti spaziali, su e giù. Poi abbiamo questa scimmietta che sale e scende dall'albero, va su 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 e va a mangiare la mela. Anche questo è un concetto spaziale, su e giù. Ho fatto la scimmietta, non vi dico quanto ho cercato per fare questa scimmietta, ho fatto 2 passantini e qua questi passantini le permettono di scorrere nel foglio. Questo pure è un concetto spaziale, come detto, su giù. Passiamo al nido, il nido con gli uccellini. Anche qua questo è pure un concetto, dentro e fuori, gli uccellini dentro il nido, gli uccellini fuori dal nido, attaccati ovviamente, perché si potrebbero perdere. Ecco qua, gli uccellini dentro e fuori, anche questo è un concetto spaziale che il bambino dovrà imparare. Mentre qua abbiamo le nuvolette e dentro e vicino a queste nuvolette abbiamo una finestrella. La finestrella si apre e c'è un cielo blu pieno di stelle. Il bambino imparerà ad aprire e chiudere la finestrella. Poi qua passiamo ad un pannello tattile, un pannello di sonaglini. I sonaglini dei cerchietti di metallo che suonano
anche questo, per esempio, sono delle palline, un sonaglino messo dentro uno spillone, la testa è stata rivestita per non essere aperto, ovviamente. E qua invece abbiamo il concetto e i numeri 1, 2, 3, anche perché i bambini a questa età già i numeri, ci sono bambini che sanno contare già fino a 10. E io qua ho voluto fare un pannello un po' divertente, col numero 1 ho messo una perlina, due perline, tre perline con i numeri scritti, e questo è il libro che io ho fatto. Ora, il libro, che sia esso di fiaba, interattivo, tattile per i più piccini o riflessivo, è fondamentale nel processo educativo di ogni bambino. Se poi ho un libro costruito assieme al bambino, può essere ancora più educativo. E come avete visto, io qua ho portato più esempi, non è che ho fatto un purpurì, perché l'ho fatto apposta proprio per dare ai genitori l'opportunità di scegliere cosa fare, l'ho detto in precedenza. Spero che il libro vi sia piaciuto, e mi permetto di concludere con le parole di Papa Francesco, che ha detto stamattina presso la chiesa di Santa Marta a Roma, che auguro alle famiglie pace, tranquillità e creatività. Un bacio a tutti.